Allora, la mostra ormai è proprio in dirittura d'arrivo, chiuderà domenica prossima, 5 giugno, e dopo 3 mesi di attività che abbiamo fatto, che abbiamo svolto, possiamo dire di essere molto soddisfatti per il riscontro che abbiamo avuto da parte del pubblico. Arte, fotografia, documenti, ma anche oggetti personali e molto altro. A Borgo Valbelluna sta per calare il sipario sulla trilogia espositiva dedicata a Luigi Cima, Tra i maestri del vero, un omaggio all'artista zumellese voluta dal comune di Borgo Valbelluna in collaborazione con l'archivio storico Luigi Cima e l'associazione culturale Arte Dolomites in occasione dei 160 anni dalla nascita del noto artista. Abbiamo raggiunto i 3.000 visitatori. Questi 3.000 visitatori sono composti da gente di tutti i generi, famiglie con bambini, persone più anziane, tante scolaresche sono venute a farci visita e anche tanti gruppi di associazioni o gruppi di persone che avevano piacere di avere un approfondimento rispetto alla figura dell'artista Luigi Cima. Un'esposizione diffusa fra lentiai, melle e trichiana volta a celebrare la figura di quest'artista, esponente di spicco della pittura veneta fra l'Ottocento e il Novecento, ma anche al contesto territoriale da lui tanto amato. L'altro obiettivo importante era quello di creare una mostra aperta al territorio, quindi di coinvolgere le attività del territorio, di coinvolgere le varie associazioni, e anche da questo punto di vista possiamo dire che l'obiettivo è stato raggiunto. Questa mostra doveva essere fatta nel 2020, è stata spostata di 2 anni per motivi a tutti noti, ma questo ci ha permesso di poterla strutturare in 3 sedi, quindi noi siamo riusciti a coinvolgere tutti e 3 gli ex municipi del comune di Borgo Valbelluna. Uno sguardo al passato per vivere il presente, ripartendo dunque nel segno della cultura e dell'identità propria del territorio.